Stamani quando mi sono alzato stavo pregando, meditando la giornata di oggi e l'insegnamento di oggi. E la mia mente è andata tanti anni fa, quando ho incontrato Gesù personalmente. E la prima cosa che mi ha attirato è stata la parola. Grazie, sì. Grazie mille, comunque ce li ho. E leggendo la scrittura, una cosa che mi colpiva è che tanti insegnamenti che ascoltavo, non è una critica la mia, è solo una riflessione, in realtà trattavano poco le cose di cui la scrittura tratta. Sì, magari venivano citate in maniera così un po' superficiale, però poi l'insegnamento, la predicazione andava sempre su altro, era sempre centrata sulla persona, quello che tu devi fare, quello che tu non devi fare. E la scrittura finiva per diventare, anche grazie a un libro che fu pubblicato tra l'altro da un grande uomo di Dio americano un po' di anni fa, era il manuale della vita, che è anche vero. La scrittura ha degli insegnamenti meravigliosi per la nostra vita, per come vivere in questo mondo, per come vivere al meglio e custodire anche la nostra vita. E certamente è vero, però la scrittura non ci è data principalmente per quello, ci è data anche per quello. Ma la scrittura non è un manuale soltanto un manuale da seguire. La scrittura principalmente è un album. È come un album fotografico, dove un padre innamoratissimo di suo figlio, e non solo ama suo figlio, ma che ha in suo figlio la sua vita, sceglie in ogni pagina per 66 libri, pensate, 66 libri, di farci vedere continuamente il volto di suo figlio. Così come un padre innamorato, una famiglia innamorata, appena nasce un bambino, comincia a riempire la casa di foto. Oggi non ci sono più, vi ricordate quando c'erano i filmini? E ti invitavano la sera. E ti dice: adesso ti facciamo vedere il filmino del nostro matrimonio, poi ti facciamo vedere il filmino del primo bagnetto, poi della prima pupù. E tu pregavi: signore, quanti ce ne sono? E vedevi un pacco di filmini, e questo è solo il primo. E così è la scrittura, perché la Bibbia dice che ogni volta che noi vediamo Gesù, la nostra vita viene trasformata nella sua immagine, ma non solo nella sua immagine. C'è un passo meraviglioso nella prima lettera dell'Apostolo Giovanni che dice che come Gesù è oggi, tali siamo noi in questo mondo. Attenti, non tali saremo quando andremo da Lui. La religione insegna che devi riuscire in qualche modo a sopportare questa vita, perché poi quando Se, dipende quel giorno il Signore come si alza, se decide di fare uno strappo e di portarti in paradiso, lì sarà tutto bello e sarai come Lui. Ma la Bibbia non dice questo. La Bibbia dice come Lui è, tali siamo noi e perché lo capissimo per bene, dice la Scrittura, in questo mondo. E più tu vedi Lui e più la tua vita viene trasformata. Dice la Bibbia, di gloria in gloria, cioè dalla gloria di questo mondo, che è una gloria effimera, la gloria di questo mondo ti porta in alto un giorno e il giorno dopo ti butta di sotto. Quante storie noi conosciamo di grandi attori, di grandi cantanti, di grandi personaggi, di grandi anche uomini politici, che il principe di questo mondo ha portato in alto. E come dicevo ieri sera ai fratelli di Sesto Levante, dopo arrivano le cambiali però. E le cambiali spesso sono cambiali distruttive. Mentre il Signore ha un'eredità per la nostra vita. E più noi conosciamo Gesù e la sua opera, più possiamo conoscere questa eredità. E una delle cose che mi ha sempre colpito è che Paolo ha scritto così tanto, ad esempio, prendo Paolo per prendere le pagine più conosciute della Scrittura, ha scritto così tanto di cose che spesso la Chiesa ignora.
a cui la Chiesa spesso non dà così tanta importanza, così tanta enfasi. E io leggevo le pagine della lettera ai Corinzi, delle lettere ai Romani, a volte c'erano miei fratelli, ero un ragazzo di 20 anni a quel tempo, che mi dicevano: ma tu pi ti piace così tanto leggere quella roba? Che ne so, la lettera ai Romani, ma sono tutti discorsi difficili, no? Teologici. Dentro di me dicevo: ma se la scrittura parla di quello, significa che quello è la cosa importante, non tante cose a cui noi diamo tanta importanza e che in realtà sono conseguenze di quello. Tu puoi vincere nella vita, sempre questa vita, che poi alla fine non si concretizza mai. Avete notato che non si concretizza mai? Ti insegna a essere generoso, ma noi, ne parlerò oggi a Verona, abbiamo il concetto della generosità 2 ore la domenica mattina. Ma noi non pensiamo, ad esempio, che quando compriamo qualcosa, noi stiamo benedicendo la persona che la sta vendendo. No, noi abbiamo il concetto ristretto della generosità, che è quello di aiutare le persone bisognose, che è assolutamente importante, non sto dicendo questo, ma è qualcosa di ristretto. Noi non abbiamo spesso la mentalità del regno, noi abbiamo spesso una mentalità umana, che tende a restringere, a limitare, no? Sii generoso quando fai l'offerta. Ora, quando la fai, a me sì, chiaramente. Per chi non mi conosce, io lavoro, ok? Faccio l'insegnante, quindi grazie a Dio non ho bisogno. Mi servono soltanto per mantenere chiaramente il ministero. Però, sii generoso, benedici le persone. Il giorno dopo, tu sei in mano con il dépliant del Lidl per cercare le mele a 30 centesimi meno. È vero? Noi viviamo così, per cercare di risparmiare, di fare il conto per come arrivare a fine mese e non dirmi: ma tu non conosci la mia situazione economica, perché ti avrei fatto conoscere la mia situazione economica un po' di tempo fa. Col mio conto in banca non si passava mai, era sempre rosso. Il verde non c'era mai. Ma sapete che la scrittura dice: come un uomo pensa nel suo cuore, così egli è. E il cambiamento della nostra vita deriva principalmente dal cambiare il modo di vedere, il modo di pensare. Perché tutto qui dentro. E che cosa fa la scrittura? La scrittura ti fa vedere la verità. Uno, chi è il Signore? Due, chi è suo figlio? Tre, che cosa ha fatto nella sua opera finita al Calvario? Quattro, quali sono le conseguenze oggi per la nostra vita? Cinque, come vivere di conseguenza una vita abbondante. Ma è nella scrittura. Io voglio condividere qualcosa con voi questa mattina. E scusate se ogni tanto bevo, ma caldo terribile. Non preoccuparti, tranquilla. Se tu tocchi questo, l'unzione ti fa cadere a te. Dopo te la do, la porti a casa quando sei malato. Su Amazon! Facciamo un applauso. Questa mattina riprenderò. E qui dovete avere 5 minuti di pazienza con me. All'interno di questo insegnamento, una cosa che ho già ripreso un po' di tempo fa, ma la devo riprendere perché il Signore mi ha fatto vedere qualcosa che necessita di ritoccare una parte di un argomento. Ma a volte sentire una cosa 2 volte non fa male, ma non è una ripetizione di quell'insegnamento che è su YouTube. Però quella parte devo riprenderla, anche perché probabilmente in mezzo a noi o in diretta ci sono persone che non l'hanno sentito. Okay? E poi cercheremo di capire quali sono le conseguenze. Vedrete che ci aprirà uno spaccato meraviglioso della nostra eredità. Okay? Ci farà capire anche cose che andranno a risolvere probabilmente delle domande che ognuno di noi ha dentro e che devono essere risposte. Okay? Inizieremo da qui, dal capitolo 5 del libro dell'Apocalisse, dal verso 1 al verso 3. Vidi nella destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto di dentro e di fuori, sigillato con 7 sigilli. E vidi un angelo potente che gridava a gran voce: chi è degno
di aprire il libro e di sciogliere i sigilli. Ma nessuno, né in cielo, né sulla terra, né sottoterra, poteva aprire il libro né guardarlo. Verso 4. Io piangevo molto. Attenti a queste parole perché è quello su cui voglio riflettere con voi. Io piangevo molto perché non si era trovato nessuno che fosse degno di aprire il libro e di guardarlo. Ma uno degli anziani mi disse, non piangere. Ecco il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide, ha vinto per aprire il libro e i suoi 7 sigilli. Ora, se noi andiamo a leggere nel capitolo successivo, che è il capitolo 6, noi vediamo che ogni sigillo, intanto questo libro è un rotolo, ok? A quel tempo non esistevano i tomi, come oggi, esistevano dei rotoli. I rotoli venivano sigillati, avete visto la foto prima. Quindi immaginatevi un rotolo che è scritto di fuori e di dentro, dopo vedremo perché, sigillato con 7 sigilli. E questo libro è nella mano di Dio, nella mano di Dio Padre. Ma nel capitolo successivo, ogni volta che un sigillo viene aperto, accadono delle cose terribili sulla terra. Vengono rilasciati degli spiriti maligni. Ad esempio i 4 cavalieri, vi ricordate? Il primo, l'anticristo, il secondo, la guerra e la discordia, il terzo, la fame, la penuria, la mancanza, il quarto, la malattia, i virus che si impadroniscono della terra. E accadono delle cose terribili. È stato fatto anche un film, uno dei film più belli che siano stati, se non l'avete visto vi incoraggio a vederlo perché è un capolavoro assoluto, uno dei film più grandi che siano stati fatti, è di Ingmar Bergman, che si chiama Il Settimo Sigillo, l'hai visto? È un capolavoro assoluto. Appunto prende il nome da questo capitolo, Il Settimo Sigillo di Bergman, un film straordinario. Ma la domanda che dovremmo farci è questa, ma se ogni volta che un sigillo viene aperto, accadono delle cose così terribili sulla terra, perché Giovanni piange perché il libro non può essere aperto? Io direi tienilo sigillato. Vedete, a volte grandi rivelazioni nascono da piccole domande. Ma perché Giovanni piange? Perché io direi metticene altri di sigilli, perché ogni volta che un sigillo viene rotto arrivano i cavalieri, arrivano guerre, carestie, tienilo chiuso. Perché Giovanni piange? Forte, dice, io piangevo forte, perché nessuno. Vuol dire che c'è qualcosa di nascosto. Mi state seguendo? Il nome Giovanni, Yohanan, vuol dire la grazia di Dio. Perché la grazia di Dio è così desiderosa che qualcuno possa aprire i sigilli? Se questi sigilli, quando vengono aperti, causano sulla terra delle cose così potenti, la risposta credo che sarà una grande benedizione per la nostra vita questa mattina. Ok? Vai avanti. La prima cosa che voglio farvi vedere, avete notato che l'angelo dice non piangere più. Il leone, ripetete come il leone, della tribù di Giuda ha vinto. È la prima volta in tutta la Bibbia che Gesù viene chiamato il leone della tribù di Giuda. Giuda aveva un leone nello stendardo, la tribù quando si accampava aveva l'immagine del leone. Il leone è Cristo che ritorna per giudicare. La prima volta è venuto come un agnello. Volevo farvi vedere una piccola chicca. Vi ricordate quando abbiamo fatto l'insegnamento sul Vangelo nelle stelle? Abbiamo visto che l'anno comincia con Rosh Hashanah nella Vergine, ok? E poi finisce con il leone. Volevo farvi vedere una piccola chicca dei diamanti che sono nella Bibbia. Il capitolo 1 del Vangelo di Matteo è l'inizio del Nuovo Testamento. Ok? Nel primo capitolo del Nuovo Testamento c'è la Vergine. La Vergine sarà incinta e partorirà un figlio al quale sarà posto nome Emanuele, che tradotto vuol dire Dio con noi. Nell'ultimo libro della Bibbia, vai avanti, che è il libro dell'Apocalisse, c'è il leone. Guardate che meraviglia, che meraviglia. E tra l'altro è il capitolo 5 verso 5, cioè grazia su grazia. Ma guardate che meraviglia, nel primo libro, nel primo capitolo del Nuovo Testamento c'è la Vergine. Nell'ultimo libro c'è il leone, inizia con la Vergine e finisce con il leone.
Vedete quanto è meraviglioso? Pensate che tutto quello che nella Bibbia è dipinto nell'universo, puoi immaginare una cosa? Quanto è grande il nostro Signore, quanto è grande il nostro Dio. E è interessante, tra l'altro, il fatto che l'angelo dice, grida, il leone ha vinto. Ma la Bibbia dice che quando Giovanni guarda non vede un leone. Dice, io guardai e vidi un agnello. Perché se... Ora, noi sappiamo che Gesù è il leone, Gesù è l'agnello. La sua prima venuta è la venuta come vittima. La sua seconda venuta è il ritorno come conquistatore, come vendicatore. Non per noi. Amen. Non uscire di qui senza aver accettato Gesù nella tua vita questa mattina. Amen. Non per paura, assolutamente. Non per paura, ma perché non c'è un amore così grande come il suo. E Gesù ritornerà come un leone, ma l'angelo grida... Il leone ha vinto. Ma quando Giovanni guarda, vede un agnello. Per quale motivo? Perché nell'immagine dell'agnello c'è la chiave per capire questo passo. E questo episodio deve essere così importante se il pianto di Giovanni è un pianto così disperato. Se questo episodio si trova proprio nel capitolo 5, nel capitolo che rappresenta la grazia del libro della Rivelazione, ricordate, Apocalisse non vuol dire fine del mondo. Ok? Quella è la carbonara. No, Apocalisse, Apocalypsis in greco vuol dire rivelazione. È un libro di rivelazione e inizia così. Apocalypsis, tu Gesù Cristo, Apocalisse di Gesù Cristo, rivelazione di Gesù Cristo. Il libro dell'Apocalisse è una rivelazione di Gesù. Ok? Non è un libro che deve spaventarci. Anzi, vedremo questa mattina che rivelazione che contiene questo libro, ok? Vai. Ora, come accade sempre, per capire qualcosa nel Nuovo Testamento devi andare nel Vecchio. E c'è un'ombra meravigliosa, e questo è quello di cui già ho parlato, ma lo devo riprendere perché altrimenti non si capisce quello che poi vedremo dopo. Nel capitolo 32 del libro di Geremia, c'è la chiave per comprendere che cosa è questo rotolo e perché Giovanni piange così tanto. In questo periodo il re di Israele non è un bravo ragazzo, a dispetto del suo nome, perché il re di Israele è Sedechia e Sedechia vuol dire giustizia di Dio, meraviglioso, ok? Yahweh Tzedekenu è il Signore nostra giustizia. Tzedek vuol dire giustizia, quindi rappresenta proprio la giustizia di Dio, ma lui non era un uomo molto a posto, ok? E sotto il lui è l'ultimo dei re, prima della deportazione di Babilonia, e sotto il suo regno arriva il re Nabucodonosor. L'esercito del re di Babilonia, figura del nemico, potremmo dire figura del diavolo oggi, ok? Figura della potenza del nemico, assediava allora Gerusalemme. Pensate, Geremia, in questo periodo in cui Israele è totalmente corrotto, si può dire che era l'unico uomo integro. E Sedechia lo prende e lo mette in una prigione. Una cosa geniale, direi, no? Ma spesso l'uomo è così. E lo mette in una prigione, le prigioni a quel tempo si trovavano nei piani inferiori, non erano come oggi, eh? Si trovavano nei piani inferiori dei palazzi reali. E il profeta Geremia era rinchiuso nel cortile della prigione che era, vedete, nella casa del re di Giuda. L'aveva fatto rinchiudere Sedechia, cioè il re di Israele. Re di Giuda, dicendo, tu infatti profetizzi e dici, così parla il Signore, ecco io do questa città in mano al re di Babilonia ed egli la prenderà. Sedechia, re di Giuda, non scamperà dalle mani dei caldei. Vi ricordate, io ho fatto un insegnamento, ma lo riprendo brevissimamente per chi non l'avesse sentito. Lo trovate a 49 euro sul mio canale. Solo per questa settimana e solo per questa settimana. La parola caldei, nella lingua caldea, vuol dire briganti o anche demoni. Quindi rappresenta un popolo che è un po' figura del nemico, figura del diavolo. E i caldei erano un popolo che voleva che la propria lingua venisse imparata e studiata da tutti coloro
che loro conquistavano. Tant'è vero, nel libro di Daniele è scritto, lì nel capitolo 1, che quando, poco dopo questo, quando il popolo di Israele viene portato a Babilonia, i giovani dovevano essere istruiti nella cultura, nella lingua e nella letteratura dei caldei, cioè dove, e i loro nomi venivano cambiati in nomi caldei. Che cosa è? Cosa rappresenta la lingua dei caldei? Rappresenta un tipo di linguaggio, un tipo di pensiero, un tipo di mentalità che ti fa leggere la scrittura in un modo completamente diverso dal modo in cui lo Spirito Santo l'ha rivelato. Ad esempio, gli eroi del Vecchio Testamento sono quasi tutte figure di Cristo. La lingua dei Caldei invece ti insegna che sei tu quell'eroe. Quindi sei tu che devi combattere, sei tu che devi fare, sei tu che... Quindi non è il lavoro finito di Cristo, ma sei tu. Ok? E in questo modo noi mettiamo l'attenzione su di noi. Mettiamo l'attenzione su quello che noi dobbiamo fare, non su quello che Cristo ha fatto per noi. E capite che in questo modo Gesù viene tolto da essere il centro e tutto e ci andiamo noi al centro. E tutt'al più il Signore ci può dare una mano, ma gli attori siamo noi. E quindi la gloria è nostra, anche se con la bocca diciamo a te gloria, o oh Signore, ma poi in realtà siamo noi. E se non ce la fai, allora non preghi abbastanza. E se non ce la fai, allora non sei bravo abbastanza. Allora non sei spirituale abbastanza. E sapete qual è la fine di questo giochino? La condanna. Ed è quello che il diavolo vuole. Perché come lui ti porta alla condanna, lui paralizza la tua fede a... autorità di distruggere la tua vita. Questo è il pensiero della lingua dei caldei. Ma sarà per certo dato in mano al re di Babilonia e parlerà con lui bocca a bocca, i suoi occhi vedranno gli occhi suoi. E siccome tu profetizzi questo, io ti metto in carcere. Vai avanti. Verso 5. Nabucodonosor deporterà Sedechia, che è il re, a Babilonia. Ed egli resterà là finché io lo visiti, dice il Signore. Se combattete contro i Caldei, voi non avrete esito favorevole. Attenti qui. Tu non sei chiamato a combattere contro i demoni. Sei chiamato a cacciarli. Ma non sei chiamato a combattere. Tu sei chiamato a credere, non a combattere contro i Caldei. E quante chiese, quante denominazioni oggi invocano e chiamano alle armi? Questo è l'anno del combattimento, questo è l'anno della grande battaglia. Amici miei, il combattimento è stato fatto, finito e vinto 2000 anni fa su un colle che si chiama Golgota, Calvario. Lì è stato fatto il combattimento. Ma quando tu inizi a combattere, per quanto tu combatta contro nemici sconfitti, ricordati che un essere spirituale sconfitto è sempre più forte di te. Amen. Ok, vai avanti. Ora, attenti qui, perché ora accade qualcosa che sembra che non c'entri assolutamente nulla con quello che è stato detto fino adesso. Cosa è stato detto in sostanza? Il popolo di Dio andrà nelle mani dei nemici. Questo è scritto. Perché vedete, se noi non rendiamo semplici le cose che leggiamo, non le capiamo. La profezia di Geremia è questa. Il popolo di Dio andrà in mano al re di Babilonia, sarà deportato, sarà schiavo, sarà fatto schiavo, sarà oppresso. È chiaro che umanamente, vedete il pensiero umano, il pensiero del re è un pensiero di paura, ma la profezia è questa, il popolo di Dio sarà dato in mano ai nemici, sarà schiavo dei nemici, o meglio, diciamolo meglio, sarà schiavo di un nemico. E quello che leggiamo dal verso 6 sembra che non c'entri assolutamente nulla con quello che è stato detto fino adesso. Ma se voi avete capito quello che abbiamo detto fino ad ora, che la profezia dice che il popolo di Dio sarà mano a un nemico che lo opprimerà, un nemico che lo farà schiavo, riportatelo ad oggi. Cosa può essere? Può essere che i figli di Dio, perché non parla del mondo, parla del popolo di Giuda, il popolo di Israele, sono oppressi dal nemico. E quanti figli di Dio vivono nella depressione? Quanti figli di Dio vivono nei legami? Quanti figli di Dio vivono, non passano, perché tutti ci passiamo, ma vivono nella malattia?
quando Gesù ha pagato il prezzo. E capite perché è così importante insegnare la parola di Dio? Perché quando tu conosci la verità, tu puoi appropriarti solo di ciò che conosci. Ricordati questo, c'è una grande potenza nella consapevolezza. Mentre la potenza del nemico sconfitto è nell'ignoranza. E la Bibbia dice il mio popolo, non il mondo, il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Quella parola conoscenza indica una rivelazione intima, è qualcosa che ti appartiene, non è una conoscenza qui, non è qualcosa che tu sai ma la tua vita va avanti, è qualcosa che tu sai e che diventa la chiave per vivere. Guardate come sembra che ora cambi il discorso con qualcosa che non c'entra nulla. Geremia disse, la parola del Signore mi è stata rivolta in questi termini. E Geremia ora ci dice come lui ha ricevuto questa profezia, che il popolo sarebbe andato deportato, schiavo di un nemico. Ecco, Canaamel, Canaamel è il cugino di Geremia. Canaamel, figlio di Shallum, tuo zio, e quindi se è il figlio è il cugino. Viene da te per dirti, e si parla di un atto notarile. Io la domanda è, ma chi ci interessa del campo tuo, di tuo zio, di tuo cugino, di tua suocera? Qui c'è un popolo che va deportato e tu ci vieni a raccontare gli atti di vendita delle tue proprietà. Beh, però è così. La Bibbia a volte è strana, tu la leggi e dici, no, ma io lascio perdere, chiudo, qui sono matti. Viene da te per dirti, comprati il mio campo, che è ad Anatot, perché tu hai il diritto di riscatto per comprarlo. Attenzione, cos'è questo diritto di riscatto? Di questo diritto di riscatto si parla nel libro del Levitico. Non lo leggete il libro del Levitico. I matti, basta, possono leggere il libro del Levitico. Lascia stare il religioso che ti dice io ho letto 15 volte il libro del Levitico, infatti sei diventato cretino. Se tu leggi il libro, no, sto scherzando, scherzavo, che ora poi lo tagliano. Oh, Walter, blasfemo contro la parola di Dio. No, ma anche se noi facciamo religiosi, se tu leggi il libro del Levitico vai fuori di testa, perché se non lo leggi nello spirito e soprattutto con la chiave di Cristo, ci vai fuori, perché tutta una serie di sacrifici, l'uccello vivo, l'uccello morto, sgozzato, poi il sangue, poi l'acqua, poi fuori la cenere, la giovenca, rossa, bianca, vero, te vai fuori, dice. Ma il Signore ha mandato me sulla terra per darvi conoscenza. Ok, cos'è questo diritto di riscatto? Nel libro del Levitico è scritto questo, ascoltate. Quando una persona perdeva qualcosa e la potevi perdere perché ad esempio commettevi un reato, ok? O perché avevi dei debiti che non potevi pagare, come oggi ti sequestravano, funziona così anche da noi. E quella cosa non ti apparteneva più. Cioè, non eri più il proprietario. Era tua, però finiva in mano di qualcun altro. L'unico modo di riprenderla era avere un goel. Ripetete come goel. Chi è il goel? Il goel è colui che ha il diritto di riscatto. Vi ricordate Boaz con Ruth? Ok? Boaz con Ruth è un goel. Chi è il Goel? Il Goel è un parente prossimo che deve avere delle caratteristiche e che può riscattare quello che tu hai perso. Le caratteristiche sono queste. Uno, deve essere un uomo potente. Questo dice il Levitico. La legge dice deve essere un uomo potente. La Bibbia dice che Boaz era un uomo potente in Betlemme di Efrata. Deve essere un uomo potente. Due, deve essere un uomo ricco. Attenzione, non povero, essere ricco. Che deve ricomprare. Tre, deve essere un tuo parente molto vicino, un parente, però non un parente, un parente prossimo. Quattro è la più bella, deve avere la volontà di comprare quello che tu hai perso e di ridartelo senza chiedere nessuno, niente in cambio, nessun vincolo. Riprendiamo un attimo il discorso. Deve essere un parente prossimo. Molto ricco, lo zio d'America, quindi deve avere
deve essere molto potente e soprattutto deve comprarlo con i suoi averi e te lo deve ridare, cioè lo compra per te ridandotelo senza alcuna condizione. Mi state seguendo? Ora, prima di andare avanti, ora arriveremo a rotolo. Vediamo qualcosa su questi nomi. Il nome Canameel, allora Canaan vuol dire grazia, El vuol dire Dio, quindi Canameel vuol dire la grazia di Dio. Attenti, Canameel è figlio di Shallum. Shallum vuol dire, da cui viene la parola Shalom, vuol dire il prezzo pagato. Mettiamolo insieme. La grazia di Dio è la figlia di un prezzo pagato. Ora, metti due dita nelle orecchie con me così, fai così. Ora, tira forte e apritele. Siccome la grazia di Dio è la figlia di un prezzo pagato, nessuno ha il diritto di tenere nessuno lontano dalla grazia di Dio. Amen. Nessuno ha il diritto di parlare di ipergrazia. Sai perché? Perché non l'ha comprata lui. L'ha comprata Gesù Cristo con il suo sangue. E quindi nessuno ha il diritto. Tu devi stare attento ai messaggi della grazia. Cosa devi rispondere? Tu non hai nessun diritto di parlarmi della grazia, perché non hai pagato tu la grazia. L'ha pagata il mio Signore. L'unico che ha diritto di dirmi qualcosa è Lui. Solo Lui può parlare della grazia, non tu. Queste sono cose serie. Magari non diteglielo male male. Insomma, non abbastanza risolvibile. Che lo capiscano. Questo campo, attenti, campo, nel Nuovo Testamento, quando si parla di campo, si parla sempre del mondo. Ok? Gesù l'ha detto nelle parabole, il campo è il mondo. Ok? Questo campo si trova in Anatot. La parola Anatot è una parola meravigliosa. In ebraico vuol dire preghiere risposte. Wow! Quanti vogliono le loro preghiere risposte? Ah! La religione ti dirà, devi pregare in questo modo, devi pregare. No, devi comprare il mio libro sulla preghiera. No, scherzo. No, la risposta non deriva dal modo in cui preghi. Però conta poco. Da cosa dipende la risposta alle preghiere? Dal fatto che Gesù ha pagato il prezzo per portarti nella grazia di Dio. Quindi quando tu preghi basandoti sul sacrificio di Cristo e sulla grazia di Dio, tu vedi le tue risposte pregate. Quando invece ti basi su di te, forse ho pregato male, su tutte cose che il diavolo ti dice. Ricordati, non sono pensieri tuoi, sono cose che il diavolo ti dice. Siccome tu hai pregato male, siccome non hai pregato abbastanza, siccome forse non so come pregare, allora prega tu, prega lui. È tutto un modo che lui semina tutta spazzatura nella tua mente perché tu non viva la tua eredità. Non mettere mai l'attenzione su te, mettere l'attenzione su lui. A colui che esaudisce le preghiere, dice la scrittura, va alla lode. A te che esaudisci la preghiera, non a me che prego. Non il modo in cui prego. Tutto quello che il Signore mi chiede è: ricordati che Gesù ha pagato il prezzo per metterti nella grazia. Grazia vuol dire che il mio favore sulla tua vita è incondizionato. Chiedi e ricevi perché la tua gioia sia piena. Questo è Gesù. Non l'ho detto io, l'ha detto Gesù. Vedete, il campo è in Anatot. Le risposte alle nostre preghiere si trovano nel prezzo pagato. Per la grazia di Dio. Ricorda, Gesù l'ha pagato. Nessuno può dirti nulla sulla grazia di Dio. Nulla. Nessuno ha il diritto di dire mezza parola. Ma io ti metto in guardia, tu devi farti gli affari tuoi. Lo dice la prima lettera di Tessalonicese, capitolo 4, verso 16. Fatevi fatti vostri. Se non ci credete, andatelo a vedere nella Bibbia, c'è scritto. Paolo lo dice, fatevi i fatti vostri. E questo è un grande comandamento, eh? Allunga la vita, sapete, fino a 100 anni. E Canameel, figlio di mio zio, cioè il cugino, venne da me.
secondo la parola del Signore, nel cortile della prigione, mi disse: ti prego, compra il mio campo che è ad Anatot. Non sappiamo perché, ma il cugino aveva perso questo campo. Possiamo dire, quest'uomo ha perso il mondo. E va da Geremia, che qui è figura di Cristo, e gli dice: tu ricompralo, perché tu lo puoi fare. Tu sei un uomo potente, tu sei un uomo ricco. Cristo Gesù, da ricco che era, si è fatto povero. La religione ha sparso l'immagine di un Gesù povero per far che cosa? Per dimostrarti che alla fine lui non può molto verso di te. Questo Gesù debole. No, Gesù è stato povero alla croce, quando, perché si è caricato dei nostri peccati, è diventato peccato. Ha preso la maledizione della povertà su di sé, ma la povertà è una maledizione. No, la povertà è una virtù. Ah sì, allora vai a regalare tutto quello che hai. Sii coerente. Ti prego, compra il mio campo che è ad Anatot, nel territorio di Beniamino. Ben-Yamin, il figlio della destra, il figlio della giustizia, cioè noi. Spiritualmente noi siamo della tribù di Beniamino, perché siamo giusti in Cristo. Quindi vedete, anche se tu sei giusto, però non sei in possesso della tua eredità. E invece noi pensiamo che automaticamente, siccome sei salvato, tutto è a posto. Poi siccome vedi che tutto non è a posto, allora forse non sono salvato. No, no, la salvezza è l'inizio. Altrimenti la Bibbia si fermerebbe a Giovanni 3,16. Seguimi. Ecco perché è sbagliato dire: accetta Gesù, tutto... È vero che Gesù ha finito il lavoro, non c'è nulla da aggiungerci. Verissimo. È verissimo, però tu devi vivere anche l'eredità, e per viverla non è che aggiungi niente al lavoro finito di Cristo, non aggiungi nulla alla grazia di Dio, ma ti insegna come entrare in possesso, proprio perché la salvezza è la porta. Ma poi dietro la porta c'è un palazzo. La salvezza è la porta. Molti cristiani vivono incastrati nella porta. Sono salvi, ma non hanno mai vissuto la casa del loro padre, non hanno mai vissuto i beni del loro padre, non hanno mai vissuto l'economia del regno di Dio, non hanno mai vissuto la gioia, le dinamiche divine del regno dei cieli. Ecco perché dopo Giovanni 3,16 c'è tutto il resto del Nuovo Testamento. State seguendo. Poiché tu hai il diritto di successione, ecco il Goel, e il diritto di riscatto, compratelo, ma è come dire compramelo, perché il Goel doveva restituirlo. Allora riconobbi che questa era la parola del Signore. Vai avanti. Io comprai da Canameel, figlio di mio zio, il campo che era da Anatot, e gli pesai il denaro, 17 sicli d'argento. Scrissi tutto questo in un documento, ecco il rotolo. Ok? Ora arriviamo al rotolo. Scrissi tutto questo in un documento, lo sigillai, ci misi i sigilli, come era fatto, attenti, chiamai i testimoni, perché vi ricordate che il rotolo è scritto dentro e fuori in Apocalisse? Allora fuori si scrivevano i nomi dei testimoni, dentro i termini del contratto, perché nessuno doveva... Quando tu fai un contratto è segreto, che i termini del contratto sono tra te e il contraente. Quindi dentro, chiuso, ci sono i termini del contratto. Fuori, al di fuori, ci sono i nomi dei testimoni. E poi ci sono, adesso vedremo cosa sono i sigilli. Vedrete che stiamo per dire qualcosa di potente. Siete pronti? Lo sigillai, chiamai i testimoni e pesai il denaro nella bilancia. Vai avanti. Così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele. Prendi questi atti, l'atto d'acquisto, sia quello sigillato, sia quello aperto, e mettili in un vaso di terra. Perché in un vaso di terra? Paolo dice, noi siamo vasi di terra. L'uomo è stato tratto dalla terra. Ok? Chi è questo vaso di terra? Gesù si è fatto uomo, ha preso carne, ha preso un corpo di terra. Custodiscilo in lui, perché si conservino a lungo, fino alla venuta, fino alla sua venuta. Gli atti a quel tempo si mettevano in un vaso di terra e si seppellivano, fino al giorno in cui il Goel
decideva di comprarlo, allora lo diseppelliva. Vi ricordate il tesoro nascosto nel campo? Ok? Qualcuno cosa fa? Compra il campo. Tutto il campo. Compra tutto il mondo. E perché? Adesso lo vediamo. Intanto dobbiamo capire cosa sono i sigilli. Perché? Perché anche i sigilli sono qualcosa. Ascoltate, i sigilli sono spiriti. No? Nella Bibbia il sigillo è sempre uno spirito. Non rattristate lo spirito di Dio con il quale siete stati. È uno spirito che sigilla. Ascolta, lo Spirito Santo sigilla la tua salvezza. Spiriti maligni sigillano le maledizioni. Quando c'è una maledizione, c'è sempre uno spirito che agisce e rende effettiva la maledizione. Ad esempio, se una persona è legata da una maledizione di morte, c'è uno spirito di morte. Cos'è che fa sì che quella maledizione porti distruzione? Lo spirito che agisce su quella maledizione. Quindi va spezzata la maledizione e cacciato lo spirito. State seguendo? Quindi lo spirito sigilla la maledizione. Quando invece sei stato salvato, lo Spirito Santo ha sigillato la tua redenzione. Lo Spirito Santo sigilla la benedizione, gli spiriti maligni sigillano le maledizioni. Ecco perché ogni volta che viene aperto un sigillo si scatenano spiriti maligni. Stai seguendo? Vai avanti. No, torna un attimo indietro. Siete stati sigillati per il giorno della redenzione. Cos'è il giorno della redenzione? La redenzione del corpo. Noi siamo già redenti, ma il nostro corpo non è ancora stato redento, anche perché abbiamo gli acciacchi. Ma Gesù ha pagato per le nostre malattie e questa mattina ci saranno miracoli di guarigione. No, un amen un po' più sincero, signore. Sigillati per il giorno della redenzione vuol dire che tu sei certo che questo sigillo terrà fino al giorno che Gesù torna. Tradotto vuol dire che non puoi perdere la salvezza. Non è che ci vuole molto a capirlo. No, ma io penso, no, non c'è da pensare, devi leggere. No, devi pensare meno, devi leggere di più la Bibbia. Vai avanti. Ok, guardate cosa dice Galati 3:13. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione. Prima, adesso vi dirò cos'è il rotolo. Cos'è il rotolo? Tanti, 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 tante migliaia di anni fa, il nostro primo genitore si chiamava Adamo. Aveva una moglie che si chiamava, e lui l'ha chiamata Eva, è lui che gli ha dato il nome. Sono stati creati e hanno avuto il mondo come loro eredità. Il mondo era loro. Nel momento, ascolta qui, in cui il Signore in Genesi ha detto: abbiano dominio, ripetete con me queste due parole. Sugli uccelli del cielo, sui pesci del mare, alleluia, sulle bestie della terra, io esercito molto quel dominio. E su tutto ciò che si muove sulla terra, il Signore da quel momento ha donato, ripetete con me questa parola, il mondo e tutta la benedizione di questo mondo, la vita eterna, una vita abbondante, non c'era malattia, non c'era morte, il Signore ha creato. Guardate che il mondo è meraviglioso ancora oggi, che è caduto. Potete immaginare cos'era prima? Non c'era la pioggia, sapete? La Bibbia dice che c'era un vapore che usciva dal terreno, un sistema di irrigazione meraviglioso e che irrigava. Doveva essere una cosa meravigliosa. Non, lo vedremo. Ok? Lo vedremo. Il Signore redimerà questa terra, gloria a Dio. Lo rivedremo. Ma un giorno l'uomo ha peccato di alto tradimento. Cioè si è ribellato contro colui che era la fonte della sua vita. E ubbidendo a chi? Ubbidendo al diavolo. E in questo modo ha perso, ripetete come perso, legalmente l'eredità. E l'eredità è andata in mano al diavolo. E così come il popolo di Israele, ecco perché c'è Israele che va a Babilonia, così l'uomo è diventato schiavo, è stato deportato nella morte, nella malattia, che non sono la volontà di Dio, ma sono la conseguenza del peccato dell'uomo. Gesù guariva le malattie, non dava le malattie. Gesù guariva i malati. La malattia e la morte sono nemici di Dio.
perché il nostro Signore è il Dio della vita e della vita abbondante. E così, cosa è accaduto? Che tutta la benedizione è stata sigillata ed è stata messa sotto condizione. E ci sono due condizioni. Se tu ubbidisci, sei benedetto. Se tu disubbidisci, sei maledetto. Ecco perché ci sono i sigilli di questi spiriti maligni. Dentro ci sono i termini dell'acquisto. Quali sono i termini? Sono quelli del duello. Per riavere la libertà, uomo, per ritornare in possesso della tua eredità, di quello che tu hai regalato. Vi ricordate quando Esaù regala a Giacobbe la primogenitura, la benedizione, poi dopo la voleva riprendere e Isacco gli dice: quello che è stato, non si torna indietro, è drammatico. Ecco perché Giovanni piange. Se nessuno apre quell'atto, noi non torneremo a vivere una vita regnando sulla terra. Ma capite quanto è importante insegnare su queste cose? Altro che combatti i tuoi giganti. Amen. Ma attenzione, un giorno è venuto il Goel. Il figlio di Dio si è fatto nostro parente prossimo. E che tipo di parentela? Fratello. Tutti i fratelli nella Bibbia sono... Lasciamo perdere, c'è solo uno che è il vero fratello e è Gesù. Il vero fratello. La lettera agli ebrei dice: egli non si vergogna di chiamarli fratelli. Che bello! Lui è il nostro parente prossimo, si è fatto carne e sangue, è venuto sulla terra, è diventato nostro fratello. Puoi immaginare? Ha scelto di chiamare fratelli quelli che l'avrebbero ucciso, venduto, tradito. Ma solo Dio può essere così. Si è fatto nostro fratello e lui è, nel libro di Isaia, chiamato El Gibor, da cui viene il nome Gabriele, Dio potente. Capito perché è chiamato Dio potente? Perché Goel doveva essere un potente. Il figlio di Dio è potente, il figlio di Dio è onnipotente. Doveva essere un parente prossimo, doveva essere, infatti è il fratello, doveva essere ricco. Lui è il figlio del re dell'universo. Gesù Cristo, da ricco che era, si è fatto povero per ridare a noi la ricchezza che avevamo perduto in Eden. Alleluia! E poi doveva essere volenteroso di comprare, non con 17 sicli, ma con il suo sangue, e di ridarlo a chi l'aveva perduto, ascoltate, senza alcuna condizione. La religione mette le condizioni. No! La Bibbia dice nel libro del Levitico che doveva ridarlo senza nessuna condizione. Quando il figlio minore torna dal padre, il padre gli rimette l'anello e gli dice: ma mi devi far vedere le transazioni. No? L'anello è tuo, tutto è tuo, mi fido di te. Oh! Oh! E ascolta, se Dio si fida di te, nessuno può venire a mettersi di mezzo, a fare da moderatore, lo capite? È la volontà di Dio, ma chi si può permettere? Mica l'hanno comprata loro, Gesù l'ha ricomprato. Lui è il Goel. Non sono io il tuo Goel. Gesù, io non posso dirti, però devi stare attento. No, è la tua responsabilità col Signore. La grazia di Dio ti mette nella libertà e ti dice: ora sì, responsabile, ma sappi che se cadrai, Gesù ha già pagato per la tua. Adesso possiamo leggere questo: Cristo ci ha riscattati. Ecco qua, Cristo ha preso, ha pagato e poi ha detto: adesso compro io quello che i miei figli hanno perduto e glielo ridò. Ci ha riscattati dalla maledizione, ecco i sigilli della legge. Essendo divenuto alla croce maledizione per noi,
poiché sta scritto maledetto. Puoi immaginare che alla croce il figlio di Dio benedetto in eterno è stato dichiarato maledetto perché noi che eravamo i maledetti diventassimo figli benedetti per l'eternità. Affinché là, leggetelo con me. Ecco perché Giovanni piangeva. Affinché la benedizione di Abramo, che è una vita piena, una vita prospera, una vita libera, non una vita senza problemi, ma la scrittura dice in ogni circostanza noi siamo più che vincitori in lui. Venisse sugli stranieri, noi, noi dobbiamo predicare Gesù per questo motivo e ricevessimo per mezzo alla fede cosa? L'altro sigillo, che è il sigillo dello Spirito. Alleluia! Poi, ascolta qui. Alziamoci un attimo in piedi, facciamo un applauso al Signore. Insieme. Più forte se per Gesù. Alleluia! Oh! Prima che tu ti metta a sedere, devo dirti una cosa. Sta dicendo questo la scrittura. La prova che l'eredità è tua. La prova che ti appartiene. Qualunque cosa dica il diavolo, qualunque cosa nella mente ti metta il diavolo, qualunque cosa dica la religione, la prova che è tua e che Gesù l'ha ridata a te, questa vita abbondante, cos'è? Lo spirito che hai ricevuto. Quella è la prova. Alleluia! È finito, quasi finito. Quasi finito. Vai avanti. Guardate cosa dice. Capite che, ascoltate, è fatta così la Bibbia. Tu sblocchi una cosa, se ne sbloccano 100. Adesso capirete 2 Corinzi 1:22. Egli ci ha pure... Ascolta, cosa serviva il sigillo per l'atto d'acquisto? Tu sei mio. Tu sei mio. E non sei più sotto la maledizione dei sigilli, sei sotto la benedizione del mio sigillo, il mio spirito. E ha messo la capa. Ascolta, la capa. Vi ricordate il banco dei pegni? Oggi non si usa più. Banco dei pegni, tu lasciavi qualcosa, voleva dire stai tranquillo che io torno e finisco di pagare. Vuol dire questo, Gesù ti ha dato lo spirito che è la caparra. Vuol dire tu certamente verrai in cielo con me. Perché? Perché non è basato sulle tue opere, è basato sul mio sangue. Capite che il diavolo non vuole che voi sappiate queste cose. Il motivo per cui le persone aggrediscono chi predica il Vangelo e la grazia di Dio è perché dietro c'è qualcuno. Predica il po', avrai l'applauso da tutti. Ma lo sapete cosa dice il libro di Giobbe? Che è molto meglio vivere sotto gli applausi del cielo. Amen. Nei nostri cuori. Finiamo, andiamo un attimo avanti. Ho finito. Quando l'agnello prende il rotolo dalla mano di Dio, vi ricordate chi ce l'aveva? Ce l'aveva Dio in mano. Perché? Perché il mondo è suo. La legge stabiliva le condizioni che erano scritte dentro. E Gesù è venuto in questo mondo e ha soddisfatto tutto quello che era scritto dentro il rotolo, tutte le condizioni. Perciò ha detto, adesso, siccome io ho pagato, me lo dai e io lo ridò a loro. Amen. E voi di nuovo siete qui. Gli angeli, guardate cosa fanno in cielo. Cantano un canto nuovo dicendo, tu. Ascoltate, gli angeli dicono tu, non tu. Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli perché sei il Goel, perché sei stato immolato ed hai acquistato. Perché si usa questo verbo? Hai acquistato a Dio con il tuo sangue, non con 17 sicli d'argento. Ma ricordate che l'argento nella Bibbia rappresenta la redenzione. No? Gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. E qui arriva cosa ci è stato ridato indietro. E mi hai fatto
per il nostro Dio un regno. Eravamo schiavi a Babilonia, siamo tornati nella casa del re. Mai più schiavi della menzogna, mai più schiavi dei demoni, mai più schiavi delle maledizioni, mai più schiavi delle malattie. Nel momento in cui lo sai, vi ricordate nel capitolo 1 del libro dell'Esodo, il faraone disse: noi dobbiamo stare attenti che gli ebrei non sappiano che sono più forti e più potenti di noi, altrimenti se ne vanno. Questo i demoni hanno fatto nella storia della Chiesa, hanno convinto i figli di Dio che sono più deboli dei demoni, sono impauriti da quello che può succedere, dai demoni, dal potere di Satana. È Satana che ha paura della Chiesa. Amen. E quando sai queste cose, ma cacciare un demone è questione di un attimo. Quando sai la verità vi farà liberi. Liberi, il nostro Signore ci vuole liberi. E il religioso ti dirà: ma la libertà subito, come sente la parola libertà, deve correre ai ripari. Ma la libertà non è la libertà di peccare. Signore, quei sigilli che erano sul rotolo, li rimetti sulla bocca per favore. 8 sigilli. Non esiste la libertà di peccare, perché il peccare non è libertà. Libertà è libertà. E il Signore preferisce che tu sia libero col rischio di cadere piuttosto che tu sia un burattino nelle sue mani. La religione ti vuole un burattino controllato. Il Signore è morto, ha dato la sua vita per renderti libero, per amarlo liberamente. E per godere che cosa? Regneranno sulla terra. Non in cielo. Da dove siamo partiti? Come Lui è. Tali siamo noi. In questo mondo, tutto quello che era stato perduto in Adamo ci è stato ridato, e Gesù l'ha preso e l'ha ridato a noi. Nel capitolo 1 del libro dell'Apocalisse la Bibbia dice che Gesù ha in mano le chiavi. Vi ricordate? A chi le aveva date le chiavi Adamo? A Satana. Gesù ha sconfitto Satana, gli ha detto: queste chiavi sono mie. Ma cosa ha fatto con queste chiavi? A Pietro, a nome di tutti noi. Ma non l'ha detto a Pietro perché è primo papa, perché in lui ci siamo tutti noi, non è che poteva chiamare tutti noi. Ha detto: queste chiavi io le ridò a voi. La mia autorità la do a voi, il mio nome lo do a voi. Regnate nella vita attraverso di me. Regnate attraverso la rivelazione. Sappiate cosa vi appartiene, e quando il diavolo tira non glielo mollare, perché è tuo, è un usurpatore, ma il diritto è tuo. Amen. C'è la guarigione, c'è la vita eterna, c'è la benedizione, c'è una vita prospera, che vuol dire di tutto ciò di cui hai bisogno. Non vuol dire che sguazzi nel lusso. Eccedere porta sempre schiavitù, ascolta qui. Avere tutto ciò di cui hai bisogno, ma ne parlerò oggi a Verona, è questo che ci appartiene. E quando tu sai che ti appartiene, non c'è più niente nella tua mente che può tenerti in zone d'ombra. È mio. Quello che devi fare è credere, dichiarare e non accettare mai più compromessi. Non so se c'è qualcos'altro, ma credo di aver finito. Ah, no, l'ultima cosa, però la leggiamo in piedi, ok? Così poi ministriamo. Wow, wonderful. Wonderful music. I feel the anointing of the Holy Ghost. Mi piacciono i predicatori americani. Chiudo con questo. Quando vengono aperti i sigilli, ascoltate, perché dobbiamo chiudere, non lasciare piccole cose non risolte. Ogni sigillo, siccome erano i sigilli alle maledizioni, se tu disubbidisci sei maledetto, secondo la legge. La legge era il contratto, capito? Per essere benedetto dovevi, ma nessuno lo poteva applicare se non il Goel. Quando vengono aperti,
quelle maledizioni vengono liberate. E dove cadono? Non sui figli di Dio, sulla terra. Perché il giudizio viene sul mondo. Ma ogni volta che un giudizio va sul mondo, una benedizione viene sui figli di Dio. Ecco perché Giovanni piangeva. Grande. Quindi quando vedete ciò che accade nel capitolo 6, quello va sul mondo, non sui figli di Dio. Amen? E voglio chiudere con questo meraviglioso. Nel capitolo 16, un po' più avanti nella Bibbia, oltre ai sigilli si parla delle coppe. Anche quelli sono scatafacci, sono disgrazie, ma quando accadranno noi non ci saremo più. Ecco perché non lasciare questo posto senza aver ricevuto Gesù nel tuo cuore. Allora udì dal Tempio una gran voce che diceva ai sette angeli: andate e versate sulla terra le sette coppe. Ripetete coppe con me. Coppe. Dell'ira di Dio. Se l'andate a leggere, sono delle cose terribili. Terribili, fuoco, grandine, una roba terribile. Questa parola, coppe, nel greco originale è fialas, da cui viene la parola fiala. Si chiamava anche patera. Sapete cos'è? Lo faccio vedere. Vai avanti. Questa è una fiala, una fiale, scusate, atleta, è una fiale. Lo vedete com'è bassa? Non è una coppa, è una patera. Vi faccio una domanda, ci sta più liquido in una coppa piatta o in una coppa profonda? Avete rivelazioni, fratello. Quindi, ascoltate questo, se voi però andate a leggere quelle disgrazie che cadono con queste coppe, sono delle cose terribili. Quindi basta un poco, cioè già un poco, sono delle catastrofi inimmaginabili. Ma per me te c'è una buona notizia. Una notte, in un giardino con degli ulivi, dove c'era un torchio per la spremitura delle olive, il torchio si chiama Getsemani, in ebraico. Gesù ha visto davanti a sé una coppa, ma non è questa. Vai avanti. Matteo 26, verso 39. E andato un po' più avanti, si gettò con la faccia a terra. Immagina, l'ha fatto per me e per te. L'ha fatto per... Era solo. Gli altri discepoli dormivano. Era solo. Da solo ha vinto la nostra battaglia. In una notte, da solo. In un giardino sperduto. Lui, il Padre e il diavolo. Pregando e dicendo: Padre mio, se possibile, passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, come tu vuoi. Questo termine, coppa, non è quello di Apocalisse. Viene dal verbo pino, che vuol dire bere. Vai avanti e ve lo faccio vedere. Eccolo qui. Vedete che è una coppa profonda. Dove c'è più liquido? Gesù ha bevuto la coppa del giudizio, perché quei giudizi non vengono mai più sui figli di Dio. Verranno sul mondo, ma questa coppa era piena di tutto il giudizio di Dio. Voglio farvi riflettere su una cosa. Torna un attimo due volte indietro. Se questo poco liquido scatena delle disgrazie così enormi, fino a far bruciare un terzo della terra, puoi immaginare cosa c'era dentro quella grande coppa? Cosa Gesù ha bevuto? Ecco perché ha detto: se è possibile, passi, perché è troppo. Lui ha bevuto non la patera, lui ha bevuto tutto il calice e l'ha bevuto su di lui. E quando l'ha bevuto, lui è diventato peccato, lui è diventato maledizione, affinché tutto il giudizio venisse scaricato su di lui alla croce. E tutto il favore, lo Spirito Santo, la benedizione, la grazia di Dio, Kanamel, Shalom, pagata da Lui, venisse sulla nostra vita. E noi ricevessimo di nuovo, che cosa? Il campo, il mondo. E Gesù un giorno ha detto: adesso il principe di questo mondo sarà gettato fuori, il mondo tornerà vostro. Andate a predicare il Vangelo, perché dovunque arriverà il Vangelo e dovunque si crederà, lì tornerà il regno di Dio. E di nuovo la terra sarà vostra. Facciamolo più forte, più forte, più forte, più forte.
Prendiamoci per mano. Prendiamoci tutti per mano. Questa mattina metti in Lui la tua fede, non su me. Mettila solo in Lui. Guarda quell'atto aperto. C'era tutto quello che il diavolo ti ha rubato. La salute, la pace, tutto quello che si è preso, che aveva preso a noi. Il Goel l'ha pagato a caro prezzo. Non per ridarci solo ciò che avevamo perso, ma ridarci di più. Dicevo ieri sera, in Esodo 2, il diavolo aveva rubato ad una giovane mamma ebrea il bambino. Lo volevano uccidere in Egitto. Si chiamava Mosè. E la mamma l'ha messo in un cesto di vimini, una piccola arca, figura della salvezza di Cristo, e l'ha lasciata andare sul Nilo. E il Signore ha mosso il cuore della figlia del faraone che voleva ucciderlo. L'ha trovato, gli ha messo nel cuore non solo di salvarlo, ma di cercare una giovane donna ebrea che l'allattasse. E la sorella dice, posso sceglierla io? Sì, sì, fai tu. E va a chiamare la mamma. E la figlia dice, ti pagherò per allattarlo. La mamma avrebbe pagato per allattarlo. E invece fu pagata per allattarlo. E da chi? Dal faraone che lo voleva uccidere. E chi allattò? Quello che portò via tutto il popolo dal suo regno. Oh, oh, oh. Non solo in quell'atto d'acquisto ci viene ridato quello che ci era stato rubato, ma ci viene dato molto di più con gli interessi. Ed è così grande la grazia di Dio che il diavolo inventa di tutto, la storia dell'ipergrazia, manda per bloccarla. Ma vedete, tu sei qui. E di al Signore grazie. Grazie. Gesù ti direbbe, molti profeti e re vollero vedere e sentire le cose che voi vedete e sentite, e non le videro, ma a piccolo gregge. Al Padre è piaciuto di darvi il suo regno. Abbi la visione del regno, non la visione dell'orticello, delle politiche evangeliche, cattoliche, riformate. Il regno. E questa mattina siamo qui per usare la moneta del cielo, che è la fede, e prendere ciò che già è tuo. Voglio dirti questo prima di ministrare. Non ricevere ciò che devi ricevere, è già tuo, ma devi diventare un violento. Sai quando dici, dammelo, è mio. Butta giù quelle sporche mani da ciò che il mio Goel mi ha ricomprato. Alleluia. E se dopo il primo giro intorno a Gerico vedi che non è ancora tuo, non smettere. Fai un altro giro. E fai un altro giro. E ci vedremo, diavolo, se mi stancherò prima io o te. Vedremo, perché io andrò, anzi, l'ultimo giorno, 7 giri in un giorno farò. E 7 è il numero della perfezione. Gesù ha finito, perfezionato, totalmente, il lavoro al Calvario, non c'è niente da aggiungerci. 7 bagni nel Giordano. E la lebbra se ne va, il lavoro perfetto e finito di Cristo.